Buongiorno, bentrovati con il consueto appuntamento delle ore 13 del TG di areacentesi.com. In apertura parliamo di un importante incontro avvenuto nella mattinata di ieri all'interno dell'Istituto Fratelli Taddia di Cento. L'Operation Smile, questa importante onlus internazionale, ha voluto incontrare i giovani per far conoscere questo ente e soprattutto per sensibilizzare i ragazzi al mondo del volontariato. C'era per noi Giulia Borgioli, sentiamo. Nel periodo natalizio dello scorso anno, grazie all'impegno di 160 ragazzi che hanno confezionato migliaia di pacchetti di Natale presso il centro commerciale Il Guercino, sono stati devoluti a favore della fondazione Operation Smile Italia Onlus più di 2.000 euro. Per ringraziare questa dimostrazione di solidarietà ed impegno verso i bambini nati con malformazioni al volto, dei quali appunto si prende cura Operation Smile, la professoressa Fiammetta Zanetti dell'Istituto di Istruzione Fratelli Taddia di Cento ha organizzato un incontro tra alcuni studenti di terza e quarta superiore e due volontari dell'associazione, arrivate direttamente da Roma, le dottoresse Alessandra Corrias e Cristina Chiavari. L'incontro si è aperto con un intervento di Carla Resca, presidente dell'associazione Grande Volontariato Sociale per i Bambini, che da tanti anni collabora con i volontari di Operation Smile Italia Onlus, organizzando eventi come quello riguardante appunto il confezionamento dei pacchetti di Natale e la Sagra del Bue a Cento, grazie alla quale nell'ultima edizione sono stati donati 25.800 euro. Buongiorno, Zanetti Fiammetta dell'Istituto Superiore Fratelli Taddia di Cento. Sono responsabile delle attività di volontariato che da anni abbiamo introdotto all'interno della nostra scuola, grazie ad un'associazione anche locale che dopo vi presenteremo. La nostra idea è quella di portare i ragazzi vicini a quello che è il volontariato, non tanto come obbligo ma proprio come vissuto personale, essere vicino agli altri per essere in gamba, vicini, di aiuto, pronti, disponibili. Sono Carla Resca, presidente, qui sono in veste di presidente dell'associazione Grande Volontariato Sociale per i Bambini, che è l'associazione che ha interpellato per il Sion Smile per affiancarla nel impegno di volontariato a sostegno dei bambini. Attività di Operation Smile ve ne parlerà poi la dottoressa Corrias. Io vi dico solo che noi tentiamo di avvicinare, come ha detto la prof. Fiammetta, altrimenti detto la Zanetta, che è proprio il sostegno della scuola, no, veramente. E tentiamo di avvicinare i ragazzi al volontariato spiegando che per fare volontariato bisogna volerlo, non è un'imposizione, non è un obbligo, è proprio una cosa che bisogna volere. Fare volontariato è una cosa bellissima, gratificante, in cui ti realizzi. In più hai la soddisfazione di aiutare qualcuno e abbiamo la soddisfazione di dire che i ragazzi che si sono avvicinati al volontariato non se ne sono andati. Col progetto dei pacchetti di Natale siamo partiti, che erano 3 ragazzi, quest'anno ne avevamo 180 e abbiamo dovuto selezionarli perché ne avremmo avuto di più. Questa testimonianza che il volontariato è veramente un sistema di vita bellissimo e invito tutti i ragazzi ad avvicinarsi. Fra l'altro noi organizziamo, oltre ai pacchettini, anche la Sagra del Bue a Cento e per questo invito tutti i ragazzi a venire a fare volontariato. Grazie. Sono Alessandra Corrias, sono il direttore di Operation Smile in Italia. Sono qui con piacere a Cento dopo pochi mesi, perché siamo già stati qui prima di Natale in comune per una cerimonia molto bella di consegna di quella che è la raccolta fondi che è stata fatta dall'Associazione Grande Volontariato per i Bambini con la Sagra del Bue dello scorso anno. E Operation Smile è un'organizzazione internazionale umanitaria che si occupa di operare i bambini che nascono con malformazioni al volto nei paesi più poveri e in via di sviluppo. È un'organizzazione che quest'anno compie il giro di boa dei 35 anni e che ha in 35 anni donato oltre 240.000 sorrisi. In Italia è presente dal 2000, ha un team di volontari medici, sono oltre 100, che ogni anno partecipano alle missioni umanitarie internazionali e ha dei progetti anche sul territorio italiano. Abbiamo infatti un centro di cura delle malformazioni cranio-maxillofaciali a Milano che si chiama Smile House e questo centro probabilmente vedrà a breve la luce anche a Roma, perché è stato appena firmato un protocollo d'intesa con il presidente della Regione Lazio Zingaretti proprio per aprire anche questa attività all'interno del San Filippo Neri.
Siamo qui in questa scuola quest'anno per diciamo, raccontare ai ragazzi personalmente quello che fa Operation Smile nel mondo, grazie anche alla loro attività di volontariato, grazie anche ai fondi che loro raccolgono e che ogni anno generosamente donano a Operation Smile. E quindi aspettiamo di vederli tutti quanti, siamo molto felici di poter anche far vedere delle immagini di quelle che sono le missioni internazionali, di far vedere delle immagini di quei bambini che loro aiutano a operare ogni anno e a curare. Sono Cristina Chiavari e sono la coordinatrice dello Student Program di Operation Smile Italia ONLUS. Questo è un progetto dedicato proprio a tutti i ragazzi, per sensibilizzarli sull'importanza di essere proattivi, di mettersi in gioco e di poter aiutare il prossimo. Lo Student Programs è nel mondo, lo Student Programs nel mondo conta più di 18.000 studenti di più di 30 paesi e insieme diciamo, tutti raccolgono sia fondi che creano molta sensibilizzazione sull'attività di Operation Smile nel mondo. In Italia è un progetto attivo da 3 anni e il lavoro che fanno qui a Cento i ragazzi è esattamente quello che appunto rientra nello Student Programs. Loro dedicano il loro tempo, le loro energie e la loro passione per aiutare il prossimo e questo gli darà grandissima soddisfazione e aiuta a donare il sorriso a tanti bambini che purtroppo sono nati con una malformazione. Vorrei ringraziare per questa occasione queste meravigliose persone che con il sorriso ridonano il sorriso. Un incontro che ha toccato il cuore di tutti i ragazzi presenti e che era necessario non solo per ringraziarli per ciò che hanno fatto a Natale, ma soprattutto per dimostrare loro quanto i giovani siano un aiuto fondamentale nelle missioni di Operation Smile, un punto di riferimento per i piccoli pazienti dei quali si può trasformare la vita attraverso piccoli e semplici gesti. Siamo adesso alla cronaca perché nei giorni scorsi i militari della stazione Carabinieri di Cento hanno arrestato un giovane pakistano per un tentato furto all'interno dell'ipermercato Bennett di Cento. Sentiamo. Martedì scorso, 28 marzo 2017, i militari del nucleo operativo e radiomobili della compagnia locale di Cento hanno arrestato per tentato furto aggravato RQ. Un uomo pakistano classe 1973, il quale nel pomeriggio, dopo aver oltrepassato le casse dell'ipermercato Bennett di via Loves a Cento, era stato bloccato dal personale di vigilanza perché sorpreso in possesso di un paio di scarpe da ginnastica indossate addirittura private del dispositivo antitaccheggio. I carabinieri, sopraggiunti nel luogo del furto, hanno infatti trovato tra gli scaffali del reparto calzature una tronchese, utilizzata molto probabilmente per recidere il dispositivo. Si è insediato martedì scorso il comitato direttivo del neocostituito Centro Studi Internazionale Il Guercino. L'organismo è composto dal dirigente dei servizi culturali Mauro Zontini,
dal direttore dei musei civici Fausto Gozzi e da Salvatore Amelio, nominato presidente lo scorso 21 marzo dal sindaco. Una scelta, ha ribadito Fabrizio Toselli, basata sulla medesima filosofia delle nomine della Fondazione Teatro, ovvero la scelta di persone qualificate e motivate, animate da energia e voglia di fare. Bene, anche per oggi siamo in chiusura, vi ricordo che per tutte le altre notizie e per tutti i nostri video servizi potete consultare la pagina www.areacentese.com. Grazie a tutti voi della cortese attenzione, vi aspetto puntuali domani alle ore 13.